Esercizi, esercizi. Sì, sì, esercizi. Fermami, via qua. Oh, amico, amico, oh, amico, fermi. Amico, dacci esercizi, amico. Fermami, ok, non ti dacci. Oh, ma devo fermare. Fermami, fermami. E lascia, lascia sgacci. Lascia sta esercizi, lascia. Ecco, i ladri d'esercizio! Sì, non stanno loro, i ladri! Ammazzateli! Qui sono rompeti! Ammazzateli! Popolo, piangosi! Thank you.
c'ho la fame. Pure io. Oh, va due, vedi un po' qua. Non mi parta la macchina, ma da resta una spinta. Tra la batteria. Tra 100 metri sono arrivato. Dai, spegnete. Amico! 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 Arrivaci al collo! Fermate! Amico, fermate! Eccola! Se l'è mangiato tutto. Per cielo, eh? Per cielo. Ammazza quanto cielo c'è. Che gira un po' la testa? Un pochetto. Pure a me. E a debolezza? No, a debolezza. Come si chiama? La fiacca. La fiacca. Vedo tante palline colorate, come scintille. Tin, tin, tin. Rosse, gialle, arancioni. Verdi, azzurre, come luccichino. Tutte colorate. Rosse, bianche, azzurre. D'oro, colpa, gente. Guarda quella, guarda quella. Bianca. Avete uno stuzzicadenti? No. Politici? Comuni? Siamo così. Semplici. Fingevo di dormire perché volli con te solo restare.
Ho tante cose che ti voglio dire, ma una sola è grande come il mare, come il mare profondo ed infinito. Daram, 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 ti voglio dire, ma una sola il mare, è grande come il mare. La 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 la. Era figlio di un cinese, piantatore di lenticchia, si chiamava Piripicchia, Piripicchia del mio cuore. Piripicchia, Piripicchia, Piripicchia del mio cuore. Fuori tutte e tre, venite. Che ti voglio dire, ma una sola è grande come il mare. Buonasera, dottore. Ah, maestro, rieccoti qua. Ci risiamo, sei proprio un cliente affezionato. Ma io devo mangiare. Ah, sì, sì, tu vai nei ristoranti, mangi, bevi, ti strafoghi e scappi. E non paghi mai il conto. 60 denunce in 20 giorni. Pranzo, cena e colazione. Ah, sì? Ecco, ristoranti di prima, come si deve, eh? Sono i migliori, quelli consigliati. Maestro, un consiglio te lo do io. Paga i conti invece di prendere il caffè e squagliartela. Hai capito? E ora sparisci. Via! Questa è l'ultima volta che ti perdono. Senz'altro. Arrivederci. E questi qui chi sono? Dov'è il verbale? Ah, niente, dottore. Li ha fermati la pattuglia di Marianetti. Intralcio al traffico. Ma noi guardavamo per aria. Guardavamo il cielo. È arrivato il fonogramma? Senti, veditela tu questa cosa. Prendi le generalità e toglimeli dai piedi, va bene? È arrivato il fonogramma? Nome, cognome e domicilio. Domicilio? Sì, domicilio. Dove abiti? Ma un po' di qua, un po' di là. Come sarebbe a dire un po' di qua, un po' di là? Endocapita, un po' di qua, un po' di là. E tu, dove abiti? Di fronte a lui. Commissario, commissario, è arrivato il fonogramma. Che macello. Che macello, che macello, che macello. E manda via questi due morti di fame, che è successo un macello. Vai, vai, vai. Dai, fuori, fuori, su, via, 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 fuori, fuori, che è successo un macello. È vostra questa pasta? Nonna. Scusi, signore, l'avete ordinato voi rigatoni al pomodoro? No. L'avete chiesto voi, rigatoni? No, no. Sì, sì, è lui, il maestro. Quello che prima mangia e poi scappa. Buonasera. Buonasera, maestro. Buonasera. Ha mangiato? Ha cenato? No, non avevano il salmone mantecato. E poi qui hanno una cucina troppo pesante, troppo condita. A me mi piacciono i ristoranti con una cucina più semplice e più genuina. Questo va bene, maestro. No, 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 questo è macrobiotico. È straniero? No, macrobiotico. Qui mangiano anche in piedi, tutta roba verde. Insalata verde, carote verdi, cetrioli verdi, sedani verdi. Poi certe diarree. No, non è per me. Maestro, questo va bene? No, no, per carità. Ma neanche questo? No, no, non mi ha soddisfatto. E poi ci sono stato solo 3 mesi fa, troppo presto, non mi riconoscerebbero. Tavolo sempre vicino alla porta, capito? Oh,
No! Tavolo per tre. No, niente pane, grazie. I signori gradiscono? E cosa prendete? Un chilo di spaghetti. A me come lui, un chilo di pasta asciutta. Faccia due belle tagliatelle abbondanti. Per me no, io personalmente salto il primo. Mi andrebbe un tourne de Rossini. Si potrebbe avere. Se può fare. E anche voi tourne de Rossini? Ci dia tutto quello che c'è in cucina, porti, porti. Sì, sì, io pure, come lui, uguale. Sono giovani, scherzano. Ci porti un po' di tutto, insomma. Ho capito, faccio io. Oh, senti, oh, oh! È un po' di signorità, no, non ve ne fate accorgere. Un pochino di educazione, bene. Che, oh, che si parla così al padrone, che gli si dà per tutto. Egli, senta, ma manca molto? 2 o 3 minuti a tempo della cottura. No, perché dobbiamo, andiamo un po' di fretta, Ho capito, è meglio che stare zitti, Buonasera. Buonasera, buonasera, figlio. Buonasera. Buonasera, Attilio. Buonasera. Oh, Oste, quanto manca? Apro. A me, un secondo. Porta, porta. Come lo chiama qui? Turno d'oro Rossini. Com'è? Buono, buono. Ma il vostro quel cane? E chi lo conosci? Via, cammina! Esci da qui! Cammina via! Bussa, via! Colosso, ma vanno via! No, mamma è stufato, Bussa via, brutta bestiaccia! Fuori! Via, cammina, sa! Fuori! Da qui! Via! Via! Oh! Mo chiuda chiave! E vedremo se rientra un'altra volta. Tanta la chiave ce l'ho io. Quando dovete uscire, basta che mi chiamate, io apro subito. Se no sto cane rientra un'altra volta. Da qui.
non esce nemmeno Mandrake. Volete un digestivo? Sì, no, no. È tutto così buono che è un peccato digerirlo subito. Grazie. Ti è venuto in mente qualcosa, maestro? Ci sono possibilità. Allora, ascoltatemi bene. Di champagne on the rocks. Cento di questi giorni! Troppo buono, me ne bastano 50. Comunque, grazie, grazie davvero. Mi faccio il conto, offro io. No, no, per carità. Non ti permetto, non prendo soldi da questo signore, mi raccomando, Ma lei è pazzo, non prenda soldi da questi due. Questa volta il conto non diamo. Ma tu che c'è? Non la permetto, tocca a me, Ma non mi offendere! Per piacere, ho capito, attimo. No, lei è l'ultimo a pagare. Casomai questa è una questione fra me e lui. Quant'è? Tocca a me, no. Ma come se ne fa, no? Tocca a me, oggi è il mio compleanno, ma insomma, è giusto che offro io. È giusto? E poi alla svelta, perché magari Attilio perde pure la pazienza, no? Sentite, la cosa a me non è che mi riguarda. Io vi do un consiglio spassionato. Fate una cosetta per uno, a Romana. Ma che romana, romana. Venga, Attilio, venga. Attilio! Mi raccomando, niente soldi da quel signore, Per carità. Senta, Attilio, siccome oggi è il compleanno del mio amico e vorrei fargli un pensiero, non ha mica un dolce, una torta? È dolce... è rimasto quel pezzo di crostata là. Può andare bene? Perfetta. Non ha mica delle candeline, così, tornamento, così, sa? Candeline? È rimasto sto pezzo di candela. Tiè. Benissimo. Può andare bene? Perfetto. Senta, però dovrebbe farmi una cortesia. Quando la porta? Può portarla con tutte le luci spente, perché deve essere una sorpresa. Come no? Tu non sei preoccupato. Spegniamo tutto. Grazie. Ma la preparo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. 100 giorni felici, tanti auguri a te. Sofì, Sofì, Sofì!
Non ci fermiamo, di qua, di qua! Di là, di là! Di qua, di qua! Oh! Lavoro per niente. Io c'ho freddo. Ci si deve levare questi vestiti di dosso. Bisogna trovare un posto, ragazzi. Di là. Di là. Va bene. Thank you.
Maestro. Eh? Girello. E contro Girello. Poi c'è la lombata. Filetto e contro filetto. Quello è uguale. Costata. E pezza. E volpette e gli involtini. Ah, ti piace le volpette con gli involtini, eh? Allora oggi vi porto a mangiare a Trastevere. Contenti? Ieri passando ho visto c'erano degli involtini e delle polpette, parevano polpette, c'erano, viste diverse. Sì, oggi vi invito a mangiare a Trastevere. Sì, ma dopo fa per vento. Sì, facciamo il vento. Bella giornata. Oh, maestro, meno male che l'abbiamo incontrata noi. Ma io questa zona la conosco mica. Chiediamo. Scusi! Oh! Scusi, per andare a Trastevere! Dov'è che dovete andare? Per Trastevere, dove si va? Mare in mano, che mi t'accogliono proprio me! Levate di torno, levate di forza! Boh. Proprio un toscano ci vuole capitare. Questo che cavolo ne sa? Sarà l'Aniene. Eh sì, deve essere forza l'Aniene. Ehi, per Trastevere, dove si va? Trastevere? Sì, Trastevere. Allora voi andate alla stazione, pigliate il treno del Tocco 50 che vi porta alla stazione Termini e quando siete no, lì... No, ma che tu dici? Potevate prendere la corriera, poi vi scendete già... No, Ma da dove è Grutti, si toscani? Che ne so? Ehi, voi, che si va di qui per San Gimignano? San Gimignano. Sì, San Gimignano. Mi viene un dubbio. A me me ne sono venuti due. Sì, abbiamo dormito, non se ne siamo accorti di niente. E mo come famo a tornare a Roma? Ma dove stiamo? Toscana, terra di bistecchi alla fiorentina, carne alla griglia, spiedini di salsicce, tutta roba alla brace. E i fagioli al fiasco. Pensate che le donne si alzano che ancora è notte. Prendono questi fagioli che sono stati minimo 12 ore a mollo. Li mettono in un fiasco spagliato con un po' d'acqua. Poi ci mettono l'olio buono, salvia, aglio, erbe, odori. E lo tappano con del lopatta. Poi lo mettono sulla brace per 3-4 ore. Piano, 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 pianino. Prima ancora che i fagioli siano cotti, assorbono l'olio. Orchestra. Trattoria toscana ai cacciatori. Tutto alla brace. A chilometri 5. 5 chilometri. Fra 20 minuti stiamo a tavola. A passo svelto che ci vuole a fare 5 chilometri? Io per un piatto di pasta arriverei ben fino al Polo Nord. Andiamo, vai, arriva col più appetito, vai! Si mangia, si beve e dopo si fa il vento. Sì, sì, fa per vento, fa per vento.
chilometri. Un tavolo per tre! Speriamo di aver scelto un buon ristorante! E che ce fanno stanno pure poco! Quanto manca? 2 chilometri! Coraggio! Altri 2 chilometri di fame! Un chilometro! L'ultimo! Porca miseria, no. 10 chilometri. Ma lì c'era scritto 5 chilometri. Sì, ma da quell'altra parte. Siamo venuti nel senso contrario. E adesso? Adesso cosa facciamo? E adesso non scappi? Maestro, eccolo lì. Maestro, siamo arrivati. Calma. 15 chilometri. Eccolo lì, sta lì che ci aspetta. Proprio gli ultimi 50 metri, maestro. 15 chilometri. 10 di là e 5 fino a qua. E vabbè, noi intanto andiamo a mangiare. Poi in caso vi portiamo una pagnottella, eh? No, no, aspettate. Fermi, aspetta. Venga anch'io. Ragazzi, mi raccomando, i toscani non si fidano. Quindi la massima semplicità e educazione, eh? Bull! 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 Desiderate? Ma non è il ristorante a cacciatori questo? Bull! Si voleva mangiare noi, si voleva un tavolo per tre. Sì, ma non è ancora pronto. Pull! Fatevi un giretto e poi tornate, la cucina è chiusa. Pull! Ancora un giretto. Pull! Ma guardi, grazie, noi aspettiamo dentro, non abbiamo fretta, grazie. Scusi, buongiorno. Noi vorremmo mangiare qualcosa. È ancora troppo presto, fate un giretto e tornate tra poco. Un giretto? Aspettiamo seduti, è uguale? Ma quanta manca? Poco. Ragazzi, qui a fare il vento è un problema, è difficile. Vedi fuori la strada è tutta dritta, dove ci si nasconde. Questi sparano, hanno una mira, questi pigliano le mosche nel buio, ragazzi. Sì, ma noi corremo forte, a 100 all'ora. Bisogna trovare un'altra scappatoia. Il bagno. Forse nel bagno è più facile. Chiediamo dov'è il bagno. Scusi, dov'è il bagno? Fuori, a sinistra. Ah, grazie, mi volevo dare una sciacquata alle mani. Anche noi. Eh sì, anche noi ci diamo la sciacquatina alle mani. Bene, ragazzi, il cesso esterno è proprio quello che ci voleva. I cessi esterni sono una mano santa.
tutti qua, diritti, teniamo mezza rotta dall'altra parte. Di là, bisogna scappare subito di là in mezzo ai crampi. Prima si viene una pancia e poi una modella. Ma dopo avesse mangiato tutto quanto? Sì, si mangia tutto. Ehi, ehi voi! Ma chi è? Sto qua, venite. Ma che fai lì sotto? Mi hanno legato con la catena. Chi? I cacciatori. Sono 8 giorni che mi tengono qua. Ma non te danno da mangiare? Sciacquatura. Senti, ma perché ti hanno legato? Che hai fatto? Ho rubato qualcosa da mangiare. Facevo il cameriere, lavoravo qui. T'hanno licenziato? No, mi tengono qui sotto per lanciare i piattelli. Sono 8 giorni. Chissà quanto tempo mi tengono ancora. Quello che c'era prima di me l'hanno tenuto 1 mese e mezzo, solo perché non gli bastavano i soldi per pagare il conto. Le botte che gli hanno dato, coi mestoli, coi bastoni, i forchettoni, gli volevano pure sparare. Poverino, solo perché non gli bastavano i soldi. Qui sopra c'è la chiave per il lucchetto. Me la date? Così me ne posso andare. Me la date? Grazie. Grazie. Maestro! Ragazzi, il vento si fa subito, ora. Ma come, prima da mangiare? Questi ci ammazzano. Ma che ammazza, ne ammazza. Si muore stomaco vuoto, sono tremendi, l'ha visto come sparano, via. E noi siamo veloci. Io ho fame, io rischio. Io poi... ho fame, rischio pure io. Non rischiamo. Io no. Ma che tu mi fai? Ladro! Fischeraggio benedetto! T'ammazzo come un bove io, sai! O che tu mi rubi? Ladro! O che tu mi hai rubato tre salsicce? Sputa! Sputa! O ti faccio fare la fine di tuo fratello. Con te facciamo i conti dopo. Ringrazi Dio che devo servire i clienti. Ladro! Ladro, ladro! Allora, come primo piatto abbiamo pasta di tutti i tipi. Nostra specialità, tagliatelle a tutti i sughi, cannelloni e lasagne. Come secondo piatto abbiamo agnello al forno arrosto, salsicce con fagioli, lombatine, braciole, bistecche, osso buco con fagiolini in erba e nulla. E coniglio alla... Oh! E fagiano, a modo nostro. Allora i signori hanno deciso? Che prendono? Che prende? Che prendono? Che prende? Ma lo sa che forse c'ha ragione lei? Ci conviene fare 2 pasti, così ci viene appetito. Perché è un peccato mangiare... tutte queste cose buone senza convinzione. Sì, sono 5 minuti. Sa, ancora ci abbiamo lo stomaco pieno da ieri sera. Intanto ci tenga al tavolo. A fra poco. Sono andati, fingevo di dormire, perché volli con te sola restare. Ho tante cose che ti voglio dire, ma una sola è profonda come il tuo. Minestra. Minestra. È là! La minestra! Non si è assaggiata! Ma chi è
tutta la notte! Ladri! Ladri! Noi passavamo da qui, abbiamo sentito l'odore! E che ne sapevamo? Manco l'avevamo assaggiata, manco l'avevamo toccata! Strappiamogli le unghie, diamogli fuoco! No, no, la goccia in testa! Non li facciamo soffrire così, uccidiamoli subito e via! Ma, signore operaie, per un po' di minestra! Era pure sciapa! Sapeva pure che merda! Idea! 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 Bene, brava, andiamo tutti a farla! Andiamo a farla tutti! Sì! Ci vogliono far mangiare la merda! Basta che dopo ci sciogliono! Oh, chi? Ma quello là è il cameriere? Sì, è lui! Cameriere! 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 Vieni, vieni, camerierino! Vieni! Buongiorno, come state? È sbrigate scioglie, ce n'ho! E te lo vedi, ci hanno legati come salami, dai! Chi va legato? Ma che te frega a te, scioglie, ce l'ho! Ci hanno assalito! Sì, sì, ci hanno assalito! Chi? Ma che te frega, scioglie, ce l'ho! No, una volta ti sei sciolto! Vanno legato proprio bene, Sì, ma sbrigati! Briganti? Scommetto che fanno anche derubato! Sbrigati! Quanto ci metti? È duro! Aspetta, via qualche cosa, un coltello! Aspetta, faccio coi denti! Ammazza che denti, oh! Ce l'ho tutti! Novi novi, E per forza, nardo oramai. Svelti, svelti, ragazzi! Lasciami il vento, sì, svelti! Svelti, ragazzi! Svelti, se no schiacciate! Grazie per averci sciolto, va. Grazie a voi per aver sciolto a me. Stiamo pace, se siamo sciolti tutti. Scusate, ho fretta. Faccio tardi, devo andare a lavorare. Bravo, bravo, vai a lavorare. Lavora, lavora. Bel lavoro il tuo. Tu porti la roba e gli altri se la mangiano. No, ma dove vado adesso è tutta un'altra cosa. Il mangiare si spreca, ce n'è a volontà. Che hai detto? Aspetta! 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 Non sta a sto ristorante! Laggiù! Ma è qui? È qui, è qui. È un ristorante questo. Infatti si vede, hanno apparecchiato per quattro. Buongiorno. Buongiorno. Desiderate qualcosa? Ancora no, grazie. Ma non è un ristorante questo? Lo era, 5 anni fa. E non c'è rimasto niente? Sì, sì, ce n'è per tutte le tasche, tutti i gusti. Questo è il catalogo. Che è il menù? Veramente noi si cercava il ristorante. Il ristorante l'ho chiuso, non si faceva più una lira. Invece con questo lavoro posso ringraziare Dio. I ristoranti qui non ci stanno più, mi hanno imitata tutti. Hanno fatto tutti come me. Hanno capito che il pasto si può saltare, ma la morte no. Qui devono venire tutti per forza.
Ho lavoro fino al collo. Pensate che poc'anzi uno per telefono me ne ha prenotate 5. Queste sono già prenotate da 2 mesi. Sentite che materiale. Tutta noce intarsiata a mano, mugellata. È un mobile. E quest'altra? Questa fa venire l'acquolina in bocca a tutti. Aprite, aprite. Aprite, aprite. Chi la vede se ne innamora. Direi che è quasi un peccato usarla. Scommetto che questa è la vostra. No. Chi le fa per vendere. Chi le compra non le adopera e chi le adopera non le vede. Volete un consiglio spassionato? Prenotatevi. No, no, grazie. Ma veramente noi eravamo venuti qui per cercare un lavoro, non per comprare una cassa da morto. Avete detto che cercate un lavoro. Capitate a pennello. Seguitemi. Il cimitero sta 10 minuti. Vi faccio strada. Seguitemi. Che dici, quanto ci darà? Ha detto che ci faceva un regalo. Basta che ci dà qualche soldo per andare a mangiare qualche cosa. Perché io mi sono stufato, basta di sempre che ho fame. Io dico che sto morto, pesa più di 30 kg. Sì, sì, è pesante, sarà una quarantina di chili questo. No, dai, saranno massimo 28-29 kg. Sì, 28-29 kg, non lo senti come pesa? Ragazzi, vi siete scordati di la tara, eh? La cassa da stessola sarà 10 kg, questo è il legno d'albicocco, sono legni pesanti. Oh, ma dove sta sto cimitero? Manca tanto. Io quella col motorino non la vedo più. Io non vedo nessun cimitero. Ragazzi, posiamola, posiamola. Sono 2 ore si cammina. Ci aveva detto, venitemi dietro, sono 10 minuti. Aveva pure detto che ci facevo un regalo. Ecco il regalo. Ci ha fatto proprio un bel regalo. E adesso che ci fanno? Manco sa potemo venne. E chissà compra? I cannibali. Non lo possiamo lasciare qui così, ragazzi. Se dovesse offenne. Oh, e mica se la potevo più tanto così, eh? In fondo chi è? Un parente, un amico? Ma chi lo conosce? Mettiamoci un biglietto sopra con scritto morto smarrito. Qualcuno lo troverà. Fate una buca e sotterratelo. Eh? Una buca? E chi gli ha fatto una buca? I morti vanno messi sottoterra. Ma chi lo dice? In India li buttano tutti nel Danubio. Casomai il Nilo o il Gange, ora non mi ricordo. Ho un'idea. Damogli fuoco come fanno in Africa. Ah, cremato. No, arrosto, una bella fiammata e via. Ci vuole un'usanza un pochino più cristiana, all'italiana. Questi sono metodi esteri. Io me ne vado. Fate come vi pare. Facesse come gli pare.
Una tomba antica. Ci avrà 2-3 mila anni, forse di più. Avete visto? Se l'è trovata al posto, ha fatto tutto da solo. Può darsi pure che erano parenti, che ne sai? So contento, hai visto? Si è trovato la compagnia. Copriamo, copriamo. Sì, spesso, sì, spesso. Sì, sì, copriamo. E fame. Io c'ho freddo, fame e sonno. Ci vorrebbe un bel brodo caldo. Magari. C'è? Là, chicchirichì. Giorno. Ma che giorno, chicchirichì? Il gallo. Il gallo, dove sta? Chicchirichì! Cocco, chicchirichì? Chicchirichì? Fate con comodo, tanto noi se ne andiamo. Beato a voi che ci avete di questi bisogni. Gildo! 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 Gildo, marito mio! L'abbiamo salvato! L'abbiamo salvato in tempo! È vivo! Babbo, babbo! Gildo! Gildo! Babbo, babbo! Gildo, marito mio! Eccolo qua, è vivo! Noi pensavamo che stannava a fare una cagata. Gildo, perché? Babbo, perché? Perché 2 non fa 3. Ma che stanno a fare? Gioco del perché? Ma poi perché? Perché questo mondo è un cesso. È beato chi ci può cagare. Dottore, dottore, signora! Dottore, signora! Ecco, dottore, tutto quello che sono riuscito a salvare. Ombrello e cappello. Solo questo. Ombrello e cappello. Perché mi avete salvato? Beh, che dobbiamo fare? Mi pare giusto. Che vi dispiace? Gildo, lo vedi che c'è ancora della gente buona a questo mondo? Che non è un cesso, come dici tu? È un cesso.
Signore! Signora! Dove siete? Dove siete? Ah. Dottore, il quadro. Eccolo, questo non l'hanno preso. Si sono presi tutto, ma questo non l'hanno preso. Solo questo? Sì, solo questo. Bella famiglia. Si vede che siete ricco, eh? Fino a un mese fa. Questo sono io. Mia figlia. Mia moglie. Il maggiordomo. L'autista. E questa è la cuoca. Eccola, la cuoca! Dottore, dottore, ecco, è un galletto. Oh, un galletto. Un galletto? Grazie. Solo questo? Solo questo. Mangia, mangia. Mangia, babbo, mangia. Mangi, dottore. Mangi. Mangi. Mangia. Mangia, mangia, non vi preoccupate. Ci tocca pure incoraggiarlo. Ma sai che se lo mangia pure tutto. 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 Tutto storto. Tutto addosso, tutto insieme. Tasse, tribunali, notai, strozzini. Tutto insieme. In un mese, la catastrofe, la fine. Ma c'è nonno, andiamo da nonno. No, da mio padre no. Neanche morto. Ma cosa c'è da essere così orgogliosi? Suo padre abita in una tenuta dove c'è ogni ben di Dio. Solo gli alberi da frutta, le bestie, i formaggi, le uova, ce n'è da buttare via. Per lui darci da mangiare sarebbe come un granello di sabbia della spiaggia. Ma è lontano, ci portiamo noi. No, no e no. No. Da mio padre no. Metta da parte il suo orgoglio, affronti la situazione. Dottore, dica sì. No. Manco morto. Neanche morto. Dottore, non faccio il tedesco, eh. Se davvero il suo babbo c'ha tutta questa roba, lei ci deve andare. E se non ci vuole andare, ci l'accompagniamo noi, per forza. L'abbiamo salvato una volta, lo salviamo fino in fondo. Giusto. Dottore. 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 Babbo, babbo. Dottore, lo faccia per sua moglie, per quella povera creatura affamata, per i re magi. Allora? Allora? Lo faccio solo per la mia famiglia. Lo faccio solo per voi. Oh. Dottore, avvocato, quanto manca? Non molto. Se andiamo svelti, arriviamo prima di sera. Stasera? Ma non ci sarebbe una scorciatoia? Svelti, svelti! Svelti, se no non arriviamo stasera. Svelti, via! Sono con me. Dice che è il figlio. Chi è? Che c'è? Ah, stia tranquillo, sono il fattore. Che è successo? Non è successo niente, stia tranquillo. C'è un signore che dice di essere suo figlio. Da dove è uscito fuori? Qual è mio figlio? Quale figlio? Gildo. Gildo. Gildo? Sì, babbo, sono io, Gildo. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 41. 41. Fatti un po' vedere.
Accomodatevi. Buoni! 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 Buono! Venite, non abbiate paura, fanno così solo perché non hanno ancora mangiato. Venite. Chi è tutta questa gente? Suo figlio, sua nuora, la nipotina, il maggiordomo, la cuoca, l'autista, il cameriere e... eccetera, eccetera. Tu sei Gildo? 41 anni? Sì, babbo, 41 anni. La stracciatella. Com'è? Buona. Sono molti anni che non venivi a trovarmi. Ti è venuta adesso la voglia di vedermi? Sì, babbo. Avevo proprio bisogno di vederti. Bel pensiero. Come ti senti? Bene. Non senti niente? Niente. Niente, niente? Niente, niente. Ah. Niente, no? No. E parla, parla. Babbo. Babbo. Tutto insieme. Tasse, tribunali, strozzini. In un mese la catastrofe. E la fine. La fine. La fine. Spezzatino con patate. Mangia. L'ho mangiato. L'ho mandato giù. Ah. Non hai mangiato. T'ho visto. Mangia ancora. Com'è? Buono. Non senti niente? Niente. Niente, niente? Niente, niente. Babbo, che cosa posso fare? Impiccati! Marchese, vostro figlio vi sta chiedendo un piatto di minestra, non un consiglio. Voi state ammazzando un uomo, quasi ucciso. Pietà, 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 vi prego abbiate pietà, almeno per vostro nipote. Nonnino, nonnino! Babbo. Siamo sangue del tuo sangue. Ancora non ho bisogno di trasfusioni. Pietà, pietà, abbia pietà, almeno per sua nipote. Nonnino, nonnino. Queste pagliacciate non mi commuovono. Babbo, commuoviti. Non mi commuovo. No, no. Marchese, si commuova, si commuova. Non mi commuovo. No, non mi commuovo. Di commuoverlo. L'arrosto. Un secondo. Insomma.
assaggia ancora. Avvelenata! Tutto è avvelenato! È la seconda volta in una settimana che cercano di avvelenarmi! Tanto non ci riuscirete! Maledetti! Assassini! Tanto non ci riuscirete! Assassini! Maledetti assassini! Fermo, che vuoi morire? Assaggia questo. Magnodi. Facciamolo assaggiare alla bambina. No, la bambina no, a scemi! Stecchito. È morto. Certo, morire così, però, avvelenato. Lui sembrava così buono, profumava. Sentite che profumo. Ammazza quanta roba. Pollo, cacciagione, spezzatino, stracciatella. Ma allora, non sei morto, sei guarito. Ma il veleno non ti ha fatto niente. Ma quale veleno? Quale veleno? Ma che imbroglio è questo? Avete fame? Ma dove ci porti? A mangiare. A mangiare? Sì, a mangiare, venite con me. Su. Mia figlia, la mia piccola nipotina. Venite. Anche l'altra settimana gli ho fatto così. Voi gli ho detto che sono guarito. Finché dura. Ha tanta paura di essere avvelenato che butta tutto. Ma butta proprio tutto. Tutto quello che avete visto. E dove? Da lassù, dalla finestra della cucina. Ma pure il pollo, la cacciagione, lo spezzatino. Tutto. Eccoli. Eccola. Ma che? Ma che? Ma che? Che l'ha tirato?
Ma che caduta! Merda e piscio! Volevate imbrogliare questo povero vecchio di mio padre. Sangue del mio sangue. Bravo, figlio mio. Bravo ad avermi fatto la spia. Guardie! Guardie! Cacciateli via! Via tutti! Via! 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 Il dottore si è venduto per un piatto di minestra! Via! Andiamo via! Andiamo via! C'ho una fame. Io ce n'ho due. Ma mia! Sì, la fame tua, sta buona, va. Io c'ho le budelle lucide, lucide. Io ho più fame di un cannibale. E che volete mettere la fame vostra che è la mia? Ma perché? La mia che è finta. E se magna tutte e due. Ma che ve se magna la fame tua, ma che? Ma stai zitto. Ma state zitto, te non posso aver fame quanto mi pare. E a lei, signora, qual è il colore che le piace di più? Ma da bambina mi piaceva il bianco o il giallo. Sì, è vero, alle donne piace sempre il bianco, il rosa. Il giallo, l'azzurro delicato, il celeste. Sì, è vero, invece a noi uomini piacciono i colori forti, molto conditi. Più lascia! E perché ne fai? Siete scemi! Ma che ne siete impazziti? Sta lì che ce l'ho più fame di me! Sì, sì, sono più fame da lui! Ma guarda che prepotenti! Loro sì o no, io non devo avere fame! Anche io ho fame. Mamma, mamma, io ce l'ho fame! E io ce l'ho più fame di tutti, e basta! Insisti! Insisti! Oh, ma che fate? Litigate che ha più fame, che danno un premio a chi vince? No, è una questione di principio! Ma che fine principio, che fine principio! La fame non si misura. La fame è come l'onda del mare, l'hai vista? Viene e ritorna. Viene e ritorna. Dopo un digiuno viene e dopo, quando non mangi, ritorna. E poi la fame è un'impressione, ecco. È un vizio, un'abitudine, è un'illusione. Basta non pensarci. Ecco, sì. Bisogna pensare a un'altra cosa, alla pasta asciutta, per esempio. Non ci pensate. All'abbacchio, niente, non ci dovete pensare nemmeno all'abbacchio. La fame è un'impressione. Le posate. I signori desiderano? Un tavolo, per favore. Pronti? Accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Benvenuti, signori, alla trattoria del verme solitario. Oh, grazie, molto gentile. Prego, prego, signora. Sì, sedia. Sì, certo. Io prendo questa. Questa sedia è per la signora. Grazie. Me ne danno anche per la bambina. Mettiti qua vicino a mamma. Accomodate. Qui è pronto, bolle tutto. Padelle, pentole. Le posate, ecco per lei. I signori che prendono? Vediamo. Che prendiamo? Tu che mangi? Non so. Che c'è di buono? Ho capito. Ci pensa lo chef. Posso consigliarvi? Sì, sì, ci consigli sì. Lei. Affidatevi pure a me, penso a tutto io.
Nell'attesa i signori gradiscono un aperitivo? Ah sì, grazie. 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 Buono. Ostia, buono, buono davvero. Però io veramente lo conosco già, l'ho bevuto altre volte. Non è possibile. Questa è una specialità del verme solitario. Se non avete appetito, questo ve lo fa venire. Vi apre lo stomaco. Per favore, mi sposta quei fiori. Certo. Grazie. Oh, cos'è tutto questo? È un'insalata di aragoste cotta alla Court Bouillon. Ah. E tutta quella roba intorno? Sedani, carote, cipolle, piselli, fagiolini, uova sode. Perché non lo vedi? Sì, sì. Ecco qua. È poca. No, amore, se mangi troppa di questa roba, dopo non mangi tutte le belle cose che ci portano, eh? Pronte crostine di sardine alla Bretone! Ah, brucia! I crostini alla Bretone! I crostini alla Bretone! I crostini alla Bretone! Anch'io, mamma, anch'io! Ecco, prego, buon appetito! Grazie. Ma vedo del limone qua dentro. Ma è solo per ornamento. Lo assaggi, lo assaggi, lo assaggi. Ma io non lo sopporto proprio il limone. Pronti gli spaghetti alle vongole gamberi! Spaghetti alle vongole ai gamberi! Buoni? Venga. Ehi, via. Prego. Grazie. È da ragazzini che non mangiavo più così bene. Anch'io. Il meglio è rimasto qui. È l'ultima forchettata quella che conta, la migliore. Raccoglie tutto il condimento. La vuole lei? No, grazie, grazie. Basta veramente, io non ne posso più. La voglio io, la voglio io! No, basta, Francesca. Ti fa male, non t'ho mai visto mangiare così. Oh! Pulisci da qua. Dice, sei sporco di sugo, lo vedi? La... Ma che cos'è? Adesso ce lo diranno. Balena alla fiamma! No, loup flambé, spigola alla fiamma! No. Ecco! Là! Ma, si è spenta la fiamma? Sì, sì. Ma che, non lo vedete? No, che c'entra? Lo chiedevo così, per sicurezza. Che pescione! Certo, si vede quanto che è fresca, grande. È freschissima. A me la testa. Mamma, a me che profumo. A me il pesce non mi piace. Io il pesce non lo voglio. No, tu il pesce lo devi mangiare perché ti fa molto bene. Bocca mia, bocca tua. Qual è più bella, la mia o la tua? La tua! Sentite che roba! Sta cuoco è proprio brava, eh? Sì, sì. Queste spine le odio.
un'abitudine. Ogni volta che mangia tanto si addormenta. Senta, mi potrebbe passare uno stuzzicadenti? Grazie. Prego. Che prendete ancora? Frutta? Dolce? Un caffè? Basta, basta, sospendi, porterà più niente. Mici, micetti, avete sentito l'odore della spigola, eh? Aspetta. Le faccende. Venite a vedere che bel mare. Tutto deserto. Non c'è nessuno. Beh. Non ho mai visto un mare così bello. Oh! Via, guardate! Ladro! 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 Oh! L'ho visto prima io! L'ho visto prima io! Ma qual è osso? Ma questo è ferro. Oddio, oddio! Ma che è? Che è? Ma che animale è? Maestro, anche a voi vanno messo quel tubicino dentro il naso che vanno sbucato tutto lo stomaco e che faceva blu, 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 blu. Ah sì, la lavanda gastrica. Ci hanno lubrificato. Questa è la scienza. Il sistema per svuotare lo stomaco l'hanno inventato, ma quello per riempirlo, niente. Oh,
A me l'antropombe menano per farmi uscire la roba. Erano un quattro, spignevano. Ma hanno fatto uscire per forza. Mi hanno girato, rigirato. Io non volevo rivomitare. Peccato. Rigetta, mi diceva. Rigetta. Vaffanculo. Sì, ma se non ti levano la roba dallo stomaco si muore, sai? Che è qua roba? È la flebo, serve per nutrirlo. A me mi sembra un orologio acqua. Cor'è? E adesso? Fai preciso, eh? Come la pensi? Così. Io? Come lui. E tu come la pensi? Io? Come te. Come me. Anzi, pure meglio di te. Di 8? 81. Permesso. 81. E prima che questa sia vuota, quanti ne moriranno qua dentro? Ragazzi, si fa il vento? Perché aspettiamo? Sì, siamo per vento. Se volete salvarvi, salite tutti sulla mia zacca. Io muto. Carmi il cuore, vengo pure io. Anch'io. Andiamo sulla zattera. Dietro. Avanti, avanti. Non c'è niente di più bello di una lunga camminata. La terra è grande. Patate, rape, cavoli, carote, fagioli. Piselli, insalate, cicorie, bresaole, mortadelle, lonze e formaggi.
E ora? Che fa? Dannamo. Laggiù. Dove ci hai portato? Che cazzo ne so!